Bentrovati in questa edizione di Licata News. Sono riprese le demolizioni di immobili abusivi. Il TAR ha intanto rigettato le richieste di sospensiva presentate da 4 ex proprietari. Ce ne parla in questo servizio Giuseppe Cellura. Dopo il rigetto del nuovo ricorso presentato dall'ex proprietario di un immobile abusivo incontrato alla Vanche Monserrato, riprendono oggi gli abbattimenti. Il giudice Francesco Gallegra ha infatti deliberato per l'inammissibilità del nuovo ricorso, dando di fatto il là alla ripresa della demolizione che si era momentaneamente interrotta proprio nell'attesa del responso. Chi non demorde è il Comitato per la tutela della casa. Ieri pomeriggio in un locale del centro si è tenuto un incontro tra una nutrita rappresentanza di ex proprietari. Il vertice è stato organizzato dal Circolo Resistenza di Rifondazione Comunista e dal meetup licatese del Movimento 5 Stelle. All'incontro ha partecipato anche il deputato regionale grillino Matteo Mangiacavallo. Sabato mattina un gruppo di ex proprietari aveva poi manifestato nei pressi della prefettura di Agrigento. Una delegazione ha avuto modo di parlare anche con il prefetto Nicola Diomede. L'oggetto della manifestazione, rendono noto gli organizzatori, è stato quello di pretendere da parte del Comune di Licata il rispetto delle norme in materia di diritto di accesso alla documentazione relativa alle demolizioni, fino ad oggi negato, benché la prima richiesta risalga allo scorso mese di aprile. L'opera demolitrice, come si ricorderà, si è momentaneamente interrotta poiché nella costruzione di Contrada Gallo d'Oro è stata rinvenuta la presenza di amianto che necessita uno smaltimento particolare e che richiede un lasso di tempo maggiore. Le novità, come detto in apertura, sono però arrivate dal fronte giudiziario con il nuovo rigetto del Tribunale di Agrigento del nuovo incidente ad esecuzione proposto. È di poche ore fa la notizia del rigetto da parte del Tribunale Amministrativo regionale di Palermo di altre 4 richieste di sospensiva presentate per altrettanti immobili abusivi acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. La cronaca: i carabinieri della stazione di Ravanusa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato Carmelo Giardina, classe 68, disoccupato di Ravanusa, pregiudicato sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, perché resosi responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Nella circostanza, i militari dell'arma hanno eseguito una perquisizione personale, successivamente estesa presso l'abitazione del 48enne ravanusano, nel corso della quale lo stesso è stato trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il tutto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Un uomo di Agrigento, Calogero Trupia, 31 anni, è stato sorpreso dagli agenti della squadra mobile della Questura di Agrigento in un'attività di controllo mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi alla droga, in possesso di 83 grammi di hashish. Per lui sono scattate le manette e gli arresti domiciliari, dove dovrà rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Trupia dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Una massiccia operazione di controllo del territorio è stata effettuata a Licata dai carabinieri, numerosi controlli e le perquisizioni. Sentiamo i particolari in questo servizio. Resta sempre alta l'attenzione dei carabinieri di Licata nel garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Ed è per questo che nell'ultimo fine settimana la città è stata passata letteralmente a setaccio dai carabinieri impegnati in un'operazione di controllo del territorio. I militari dell'arma, agli ordini del capitano Marco Currao, hanno garantito la loro presenza nel centro cittadino giorno e notte, con più pattuglie automontate posizionate nelle principali arterie stradali di Licata, ponendo attenzione al centro città e alla statale 115, al fine di porre sotto la lente di ingrandimento il traffico veicolare. L'attività, finalizzata a controllare i luoghi maggiormente frequentati da pregiudicati, ha consentito di controllare 105 persone e 91 veicoli. Sono state eseguite 9 perquisizioni personali e veicolari finalizzate alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti. Un cittadino romeno è stato deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in quanto sorpreso in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza totale di 14 cm, di cui 6 di lama.
39 le contravvenzioni al codice della strada che sono state accertate e contestate ad alcuni automobilisti per un importo di circa 20.000 euro, di cui 10 ciclomotori e motocicli sono stati sottoposti a fermo amministrativo di 60 giorni in quanto il conducente non ha indossato il casco e 8 autoveicoli e motoveicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile automobilistica. 2 persone sono state contravvenzionate amministrativamente per guida senza patente, perché mai conseguita. 20 le carte di circolazione ritirate per le infrazioni al codice della strada. Ed ancora, sono state controllate 24 persone destinatarie degli arresti domiciliari, della misura di sicurezza, della libertà vigilata e della sorveglianza speciale. In tale contesto è stato deferito all'autorità giudiziaria un disoccupato di Licata per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Sono stati effettuati altresì numerosi controlli del tasso di alcolemia di altrettanti automobilisti mediante esame strumentale con l'utilizzo dell'etilometro al fine di prevenire le stragi del sabato sera. In tale contesto è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento un 42enne del luogo in quanto messosi alla guida della propria auto con un tasso alcolemico nel sangue superiore alla norma. Era stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere, adesso il GIP del Tribunale di Agrigento ha disposto la convalida dell'arresto, ma al contempo ha concesso gli arresti domiciliari per un uomo di 57 anni, Angelo Castronovo di Palma di Montechiaro, che era finito in manette dopo perquisizione domiciliare perché trovato in possesso di una vecchia rivoltella del tipo da guerra in ottimo stato di conservazione, con le relative munizioni inserite nel tamburo e pronta a fare fuoco. Oltre alla pistola ha trovato anche un fucile ad aria compresso modificato. Le armi sono state sequestrate per il palmese, erano scattate le manette, anche perché su un terreno di sua pertinenza è stato rinvenuto un furgone di provenienza furtiva. Se non è record, poco ci manca, un record che però costerà carissimo ad un giovane di Porto Empedocle che è stato sorpreso per la sesta volta in poche settimane a guidare un ciclomotore senza avere la patente. A sanzionare l'empedoclino 24 anni, poliziotti del commissariato Frontiera che lo hanno scoperto a guidare senza il necessario documento, pertanto hanno inflitto allo stesso una maxi sanzione di 6.000 euro. Cambiamo argomento sull'iter relativo alla diga Gibesi. Interviene il referente per l'ambiente di Cittadinanza Attiva, Toni Licata. Ascoltiamolo in questa intervista. Toni Licata, novità per quanto riguarda la diga del Gibesi, novità che però a nostro avviso, lo diciamo dal nostro punto di vista di osservatorio esterno, possono anche essere controproducenti. Una manifestazione organizzata, un sit-in all'interno della diga del Gibesi, crediamo però che i passi da percorrere debbano essere altri. Ma siamo stati abituati, diciamo, a valutare le cose per quello che sono, e considerato che la vertenza Gibesi è una vertenza che affonda le radici a diversi anni fa, non è una vertenza che deve iniziare, che non ha interlocutori, eccetera. Siamo quasi già alla fine del primo tempo, per cui sit-in, scioperi, manifestazioni di piazza, eccetera, lasciano il tempo che trovano e qualche volta, come in questa secondo me, sono addirittura controproducenti, perché non voluta da noi c'è una contrapposizione, una competitività che non ha motivo di esistere, perché con la diga al 100%, secondo noi, l'acqua c'è e c'è per tutti. E questa è la prima cosa. Quindi andare a fare un sit-in esattamente sotto alla diga non può altro che alimentare competizioni che a noi non servono, anzi sono controproducenti, come dicevo. La seconda cosa è che invece di fare i sit-in, oggi serve che a livello istituzionale, quindi il sindaco, l'assessore, chi di competenza, eccetera, si rechi nei posti giusti per, all'assessorato, eliminare qualche altro ostacoluccio che ci risulta essere presente, e al Ministero per vedere di far mantenere quanto pattuito da chi erogò la prima somma per la realizzazione del progetto, e quindi chiedere che mantenga quello che aveva promesso in illo tempore. Oltre alla copertura finanziaria da andare a trovare, manca un 10% appunto che dovrà essere coperto dalla Regione, c'è poi una preoccupazione latente da parte di alcuni comuni di una parte della provincia di Caltanissetta. Io tecnicamente desidero spiegare questa cosa. Fin tanto che la diga era autorizzata a invasare il 25% come è allo stato attuale, allora questa preoccupazione aveva motivo di esistere. Ma se la diga riuscirà
a essere portata al 100%, e quindi siamo oltre gli 11 milioni di metri cubi. L'acqua c'è e ci sarà per tutti. La cosa importante è seguire l'iter con la sperimentazione, perché così si chiama, all'invaso totale, e fare in modo che dal 25 si passi al 50, e questa autorizzazione ci è dato sapere che il 4 di maggio all'assessorato è già arrivata, ma che venga proseguita con il 75 e poi con il 100%, e poi acqua per tutti. Ma c'è necessità che a livello istituzionale la cosa venga seguita passo dopo passo, perché se lasciamo fare alla burocrazia, la diga è stata completata nel 92, quindi sono passati 24 anni, ma ne passeranno altri 240 se non c'è qualcuno che di volta in volta a livello istituzionale la vada a sbloccare, a sollecitare sia l'assessorato che al Ministero. Ha lottato per non morire, ma alla fine si è dovuto arrendere l'agrigentino Giuseppe Falauto, 69 anni, che alcuni giorni fa era caduto da una tettoia. Mentre stava effettuando alcune riparazioni, l'uomo pensionato è deceduto all'ospedale civico di Palermo, dove era stato trasferito nel tentativo di salvargli la vita, dopo un primo ricovero presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'incidente che ha visto coinvolto l'agrigentino si era verificato in una viuzza di San Leone, dove pare l'uomo avesse preso in affitto un immobile che stava ripulendo. Un uomo di Porto Empedocle sarebbe stato denunciato dagli agenti della polizia per avere fotografato la scheda elettorale dopo l'espressione del voto. Il fatto si sarebbe verificato presso una sezione aperta nell'Istituto Vivaldi. Proseguono i lavori di ammodernamento dei locali del pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata. I particolari in questo servizio. New look per il pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, rimesso completamente a nuovo grazie ai lavori di ammodernamento. I nuovi locali presto verranno restituiti alla cittadinanza licatese e agli utenti di Palma di Montechiaro e dei paesi del circondario, più funzionali e confortevoli a passo coi tempi, con nuovi impianti tecnologici. I lavori che hanno interessato i sistemi tecnologici e gli impianti dei gas medicali hanno seguito la normativa nazionale vigente in materia di unità operativa di medicina d'urgenza. Ma l'opera di ammodernamento ha interessato anche i locali, quali triage, sala degenze e sala primo soccorso. Il termine dei lavori è stato stimato tra circa un mese, quindi c'è da giurare che già a fine luglio i cittadini potranno fruire del nuovo pronto soccorso, che tornerà così ad occupare i locali. Ed intanto procede l'iter burocratico per la consegna dei lavori di ammodernamento dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia, che si prevede tra circa un mese. Insomma, le buone notizie per il nostro ospedale continuano ad arrivare. Nei giorni scorsi la comunicazione direttamente dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento della fornitura nei punti nascita di Licata di apparecchiature sanitarie specifiche e di ultima generazione, quali ecotomografi, cardiotocografi e lampade scialitiche. Il provvedimento deriva dall'intenzione della direzione strategica ASP di potenziare le azioni del Dipartimento Materno-Infantile aziendale e di soddisfare le recenti disposizioni dell'Assessorato regionale alla salute in merito all'adeguamento dei punti nascita in provincia. Su questa scia, spiega l'ASP, si inserisce anche la parametrizzazione della dotazione organica, sia per le figure di dirigenza medica che del comparto, ai decreti regionali di riferimento della rete materno-infantile, e ciò non solo del reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Licata, oggetto di uno specifico dispositivo di deroga ministeriale, ma anche delle unità operative degli altri nosocomi. Adesso ci fermiamo, la linea va alla regia, c'è la pubblicità. A tra poco con le altre notizie e gli altri servizi. Questo programma è offerto da Ceramiche Licata, lo stile italiano che arreda. La Fiorentina Corredi sconta tutta la merce, fino al 50%. Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. World Tour Malaterra. Gigi D'Alessio in concerto il 7 agosto a Licata.
Domani a Licata cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26 gradi, la minima 19 gradi. I venti al mattino saranno deboli e proverranno da nord-ovest. Al pomeriggio moderati e proverranno da nord-nord-est. Mare poco mosso. Umidità oscillante tra il 49 ed il 54%. Questo programma vi è stato presentato da... Dai fratello Antona, grande la qualità, di piccolo c'è soltanto il prezzo. Seconda parte del telegiornale, si sono conclusi i lavori della consulta studentesca per l'anno didattico 2015-2016. Il servizio è della redazione di TV Agrigento. 4 giugno siamo a San Leone, in particolare all'ex eliporto, che si trasforma per un'intera giornata nello Student Day. Sì, proprio stamattina si conclude con questa iniziativa diciamo tutta l'attività che è stata realizzata dalla consulta nel corso dell'anno e quindi qua ci sono i vari stand delle varie istituzioni che hanno aderito e che quindi hanno seguito il percorso dell'attività della consulta nel corso dell'anno scolastico. Ringraziamo quindi in modo particolare, io ringrazio tutte le forze dell'ordine, la Camera di Commercio, il Parco, le associazioni di volontariato, l'ASP, la Caritas diocesana, perché questo è un segno di come effettivamente i ragazzi e il loro ruolo viene tenuto in alta considerazione. Loro sono stati anche vicini alle varie iniziative che hanno organizzato, Sua Eccellenza il Prefetto, il Cardinale, noi ci auguriamo che insomma riescano a venire, ieri c'è stato quell'incontro a Lampedusa, che riescano a venire per le 12.30. È un momento importante questo perché oggi effettivamente loro hanno modo di esprimere a conclusione dell'attività in modo artistico, espressivo, creativo, c'è musica e quindi riteniamo come ufficio e come settore mio in particolare, ma anche il dottore Zarbo in qualità di dirigente dell'ufficio quinto, soddisfatti di quello che è stato realizzato dalla consulta provinciale studentesca. Oggi è la 18ª giornata dell'arte e della creatività studentesca, meglio conosciuta come giornata dello studente. I ragazzi esprimeranno tutti i loro hobby, le loro passioni, la loro creatività appunto. Infatti ci saranno dei ragazzi, degli studenti che suoneranno con le loro band, ci saranno momenti dei pannelli in cui dipingeranno, la giornata ci saranno anche nel pomeriggio dei tornei. La giornata durerà dalle 9.30 alle 20.30, il momento clou è quello delle 12.30 dove ci sarà la consegna delle targhe, una premiazione a tutti gli stand espositivi, tra cui Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia e quant'altro. Un grosso camion della ditta di supermercati Deco è andato in fiamme poco dopo la barriera di Buonfornello sull'autostrada 20 Palermo-Messina. Una nuvola di fumo nero molto alta è stata notata da tantissimi automobilisti che hanno chiamato i soccorsi. Per spegnere le fiamme stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul luogo dell'incidente ci sono gli agenti della polizia stradale. L'autostrada è stata chiusa tra i caselli di Buonfornello e Cefalù in direzione Messina. La circolazione è stata deviata con uscita obbligatoria a Buonfornello e il rientro a Cefalù. Sull'agricoltura siciliana l'ultimo grido di allarme arriva da Confagricoltura Sicilia, delusa dalla posizione del commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan, che di fatto ha detto no alla rivisitazione degli accordi di libero scambio con il Marocco. Con quell'atto sono state eliminate il 55% delle tariffe doganali sui prodotti agricoli e il 70% delle tariffe sui prodotti agricoli e di pesca dell'Unione Europea in 10 anni, facendo registrare un volume d'affari che supera i 30 milioni di euro, quasi tutti a favore dell'export di ortofrutta del paese nordafricano. L'accordo per Confagricoltura sta creando quelle difficoltà che già da diversi mesi denunciano con rabbia e disperazione gli agricoltori di una delle zone agricole più evoluta e moderna dell'isola. Anche Palma di Montechiaro è stata interessata dal passaggio di una tappa della targa Florio. Il servizio è della redazione di TV Agrigento.
Giornata di festa quella che si è svolta ieri a Palma di Montechiaro, che ha visto una tappa del Giro di Sicilia della Targa Florio con oltre 150 equipaggi provenienti da tutta Europa che hanno transitato nella piazza di Palazzo Ducale, accolti dal primo cittadino Pasquale Amato, che ha loro offerto il buffet del principe messo a disposizione da tante aziende locali. Tra gli ospiti anche Renato Pozzetto e Costanza Fan de Rivera, nipote di Ignazio Flora, Simona Celi, responsabile per il rapporto Stato-Regioni del Ministero dei Beni Culturali. Tante le auto d'epoca che hanno transitato a Palma di Montechiaro, come le Mercedes, le Maserati Duetto, Alfa Romeo, una Ford del 1914, addirittura un'italiana, la Diatto del 1922, portata a successo da Alfieri Maserati, la Gran Champagne del 1929 e una Ferrari testa rossa del 1957. Oggi qui ci sono equipaggi pure di australiani, argentini, francesi, tedeschi, austriaci, olandesi, insomma c'è un interesse di carattere internazionale. La stampa internazionale mette gli occhi su Palma di Montechiaro, quindi noi non possiamo che essere orgogliosi e contenti. Quindi è frutto anche di tutto il lavoro di preparazione, di contatti, rapporti, legami curati. Non dimentichiamoci che abbiamo nostra concittadina Costanza Alfano de Rivera, che è la Costanza Alfano de Rivera, la nipote di Ignazio Florio, quindi abbiamo dei concittadini legati con questo mondo che ci stanno restituendo anche un po' di interesse e di attenzione di un mondo che conta, di quello che conta. E noi le ospitiamo in questa affascinante location che è rappresentata dal Palazzo Ducale da una parte, la Chiesa Madre dall'altra, con un barocco straordinario che ci lega anche all'esperienza di Noto, e ora li avremo tutti ospiti con un buffet che abbiamo offerto con un prodotti locale, quindi mangeranno da principe e da principe da terra del Gattopardo. Abbiamo preparato il tutto con la partecipazione dei nostri produttori, dall'ortofrutta ai meloni, e tutti i condimenti sono tutti prodotti locali che hanno contribuito a dare gli sponsor locali di Palma di Montechiaro. Quindi questo, dico, è una festa regalata alla città di Palma di Montechiaro dai palmesi stessi. Un Giro di Sicilia che vede coinvolti un mare di macchine. Tieni presente che siamo partiti ieri sera da Palermo in 175, sicuramente qui ne arriveranno attorno ai 150, 145, 150, perché sai, sono delle macchine di una certa data e quindi di conseguenza durante il percorso sicuramente qualcuna si sarà fermata. Ma si fermeranno anche qualche macchina di quelle belle, di quelle macchine, cioè degli anni 85 ad esempio, ma dico quelli degli anni del 12, del 15, del 20, del 25 sono più a rischio. Sempre un piacere venire a Palma perché logicamente è diventata un po' la mia città di adozione e sono emozionata per questo, sono emozionata dall'accoglienza dei cittadini, ma soprattutto dall'accoglienza del sindaco, che è sempre una persona veramente squisita, non solo nei miei confronti ma anche nei confronti della propria città, in quanto mi pare, da quello che riesco a seguirlo, che cerca di fare in modo di far vivere questa città anche con eventi come questi, perché è una cosa che praticamente è gratuita. I cittadini possono avere il piacere di ammirare macchine che è difficile trovare oramai sulla strada, sono tutte auto storiche, auto molto belle, che è difficile che vadano in giro in questa maniera. Il Grand Tour, il Giro di Sicilia dà questa possibilità a molti paesi di poter vedere questi gioielli. Qui a Palma abbiamo ricevuto un'accoglienza, ma non, la cosa non mi meraviglia, conoscendo il sindaco, veramente entusiasmante. Anche Renato Pozzetto qui a Palma di Montechiaro ha voluto partecipare a questa tappa del Giro di Sicilia. Una delle tappe del Giro di Sicilia è questa. Sono arrivato, il posto è bellissimo, ho incontrato un sindaco simpaticissimo, ho mangiato una caponata da perdere la testa, il tempo è quasi sempre bello, ieri era bello, oggi è bello, domani non sarà, la gente è simpatica e i posti sono fantastici. E questo servizio chiude questa edizione del telegiornale, tutto grazie per la cortese attenzione, l'appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.